L'idea di iniziare con Victor Hugo, con la storia dei diseredati e finire con la classe operaia in paradiso, certo che è un pensiero che l'abbiamo fatto noi proprio cercando di metterli agli estremi. Dunque la stagione 2018-2019 del Teatro Stabile, che si inaugura il 16 ottobre con I Miserabili, si chiuderà con La classe operaia va in paradiso, tratto dal film di Elio Petri, protagonista Lino Guanciale, forse non a caso in programma dal 1 al 5 maggio dell'anno prossimo. In ogni tema, anche i più delicati, quelli che affronta le persone, la nostra società adesso, trovare i modi che possano, i linguaggi che possano parlare un numero maggiore di persone, più ampio possibile, di pubblici, questo sì. Stamani lo Stabile ha anticipato altri titoli del cartellone che come tradizione verrà presentato ufficialmente ai primi di settembre. Ad esempio la coproduzione della Salomè di Oscar Wilde con Eros Pagni e Gaia Prea e sempre in coproduzione Un momento difficile di Fulvio Bordon che riporta Trieste Massimo D'Apporto ma soprattutto riporta allo Stabile Ariella Reggio. E quest'anno abbiamo sia I Miserabili sia Il momento difficile di Fulvio Bordon, sono due impegni che ci hanno coinvolto molto e che diciamo così ci consentiranno un approccio anche al palcoscenico nazionale. Difatti I Miserabili hanno moltissime richieste di scambio. Tornano I piccoli crimini coniugali di Schmidt con Michele Placido e Anna Bonaiuto, torna Glauco Mauri con Il trittico aspettando Beckett assieme a Roberto Sturno, torna La carrozzeria Orfeo con Couscous Clan, torna Pippo Del Bono, torna Federico Buffa per raccontare il match fra Mohamed Ali e George Foreman. Sul fronte musical arriva Ghost, spettacolo made in London che toccherà in tournée Dubai, Istanbul e appunto Trieste. Anche in questo caso un ritorno, quello di We Will Rock You, il musical tratto dalle canzoni dei Queen in una nuovissima produzione. Tornano I Momix di Austin Pendleton con Alice Alice Alice, laddove Alice, delle Cirque World Top Performers, ha già dato appuntamento per il 29, 30 e 31 dicembre.